Per la Zagor TV siamo pronti a intervistare Luigi Mignacco, uno sceneggiatore ormai leggendario, perché non fosse altro per il fatto che hai lavorato praticamente a tantissimi personaggi. Allora, diciamo subito che siamo a Stradella, un comune in provincia di Pavia, dove stiamo festeggiando con una grande mostra Guido Nolitta, sceneggiatore e creatore di personaggi. I due principali personaggi di Nolitta sono Mr. No e Zagor, e guarda caso Luigi Mignacco sceneggia o ha sceneggiato Mr. No e Zagor, anzi essendo legato principalmente a Mr. No. Allora, intanto vuoi fare l'elenco di tutti i personaggi della Bonelli per cui hai scritto delle storie? Prima saluto tutti i video spettatori della Zagor TV, nonché amici. L'elenco di tutti i personaggi Bonelli che ho fatto comincia con Mr. No, con la storia del vento di guerra, dei tigri volanti, eccetera. Poi sono entrato a collaborare con Dylan Dog, che scrivo tuttora. Martin Mister, anche Martin Mister lo scrivo ancora adesso. Poi ho fatto qualche storia, parecchie storie di Nick Ryder. E poi mi sono dedicato principalmente a Mr. No. Per Zona X ho inventato il personaggio di Robinson Hunt, che è uscito in 11 episodi, una miniserie dentro la collana Zona X. E poi ho scritto una storia del comandante Mark, la penultima storia del comandante Mark. Sono entrato nello staff di Dampier, con cui collaboro tuttora. Ho scritto alcune storie di Lex, un personaggio che non esce più ma cui sono molto affezionato. E direi che a questo punto ho detto tutto, ce n'è abbastanza. Abbiamo detto poco, insomma, praticamente. E Zagor, non ho detto che in tarda età sono entrato anche tra i collaboratori. Quindi di Zagor è senz'altro un personaggio di peso. Grazie. Bene, no, allora, siccome poi io sono molto legato a Zagor, a questo punto chiedo a Luigi, e poi questa è la Zagor TV. Allora, quando passi da un personaggio all'altro e ti trovi a scrivere prima Zagor, poi Mr. No, poi passi a Dylan Dog, come riesci a fare in modo che questi personaggi non si assomiglino e a trovare un registro per tutte queste diverse personalità? Beh, una cosa che aiuta sicuramente, oltre all'ambiente, alle caratteristiche dei personaggi, eccetera, è anche che ognuno di questi personaggi ha un linguaggio un po' diverso. Per esempio, io faccio un po' fatica tra Mr. No, che adesso non esce più e di cui non scrivo più storie, l'ultima che ho scritto io è uscita l'anno scorso, tra Mr. No e Zagor una certa vicinanza c'è, perché sono due personaggi nolittiani, cioè inventati dallo stesso autore, e hanno un linguaggio un po' simile e anche persino caratteristiche psicologiche simili, perché in un certo senso Mr. No è un po' una fusione di Zagor e Cicco, cioè ha l'epica di Zagor e l'ironia e persino la comicità di Cicco, però sono personaggi diversi. Il linguaggio di Zagor è molto diverso dal linguaggio di Landog, che è diverso dal linguaggio di Dampier, che è diverso dal linguaggio di Martin Mister. L'uso delle didascalie, l'uso di un certo montaggio più o meno cinematografico, e certi, insomma, è un po' un mood differente. Il linguaggio di Zagor è sicuramente, almeno per come lo faccio io, è molto legato allo stile nolittiano, che secondo me è stato la prima grande rivoluzione nell'ambito del fumetto Bonelli, perché è stato quello che ha un po' rotto la classicità del padre Gianluigi, inserendo dei personaggi, facendo personaggi più drammatici, facendo sceneggiature anche un po' più cinematografiche, un po' più emozionali rispetto a quelle di Tex, che invece sono molto più logiche, molto più costruite secondo degli schemi quasi aristotelici. E perciò la differenza di linguaggio aiuta a costruire. Poi le storie sono storie diverse, e poi io devo dire che mi appoggio molto ai curatori. Per esempio Moreno, che è un grande esperto di Zagor, legge i soggetti, legge le sceneggiature e mi aiuta a centrare il personaggio, a capire che certe cose non sono da Zagor e che in un certo punto invece ci starebbe bene una zagorata particolare. Poi il divertimento di fare Zagor è proprio nel personaggio,
la fisicità del personaggio. A me che piace farlo saltare da un albero all'altro, fargli tirare la scure, farlo lottare a mani nude con avversari o con animali o con... insomma, il bello di Zagor è quello. Dylan Dog non le fa quelle cose lì, per cui è bello anche fare Zagor per quel motivo.